Rachele Barbieri, siamo a tirare le somme di una stagione importante che ti ha vista protagonista non solo su pista con le vittorie più importanti, ma sei diventato ormai una realtà anche su strada. Sì, dai, sono molto contenta, diciamo che non me l'aspettavo una stagione così bella e soddisfacente, sia su strada appunto che su pista. La strada, diciamo, è stata un po' una svolta quest'anno, ho raccolto molto più di quello che mi aspettavo e sono riuscita a vincere due gare, soprattutto il terzo posto ai campionati europei, che non era mia intenzione, insomma il mio obiettivo era appunto tirare la volata al meglio per Elisa, però peccato che abbiamo schivato, ci è sfuggita la vittoria, perché penso che abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro di squadra, ci è mancato veramente poco, però è stato bello comunque salire sul podio dopo diverse medaglie anche sulla pista. Il prossimo anno hai già un'idea del percorso dei mondiali su strada? Cioè, che percorso ti aspetta? Sì, sarà un percorso impegnativo, senza dubbio, lungo, decisamente lungo, perché a 180 km di gara sarà un percorso impegnativo, però non credo escluderà per forza un tracciato di tipo per uno scalatore. Quindi spero sia così, a breve il CT andrà a visionare il percorso e aspetto, spero, belle notizie, perché insomma possa esserci uno spiraglio anche per noi che siamo magari un pochino più veloci e meno scalatrici. Invece per quanto riguarda il capitolo pista, in questo momento l'Italia probabilmente è la nazione che ha più abbondanza. I posti sono pochi per le Olimpiadi, quindi di fatto per essere convocati bisogna andare forte nel quartetto prima di tutto e poi per avere speranze anche per l'Omnium e la Madison. Pensi di avere delle possibilità? Qual è che rapporto avete con questa concorrenza interna? Sì, diciamo che siamo tante atlete, come hai detto tu, siamo tutte a un buonissimo livello, altissimo livello, quindi tutte le volte che saliamo in pista anche per allenarci aumentiamo sempre il nostro livello, perché appunto siamo tante forti e i posti sono pochi e la selezione è impegnativa, è un percorso però che c'è per tutti. Purtroppo c'è sempre chi ci rimane male e non viene convocato, chi invece andrà, soprattutto per le prossime Olimpiadi ci sarà un ancora minor numero di atlete, perché saranno solo 4 le ragazze, le prime convocate, diciamo, rispetto all'anno scorso che erano 5, perché hanno fatto un cambio di regolamento, quindi già questo, come dicevi tu, impegnerà per forza il quartetto, quindi le atlete che saranno convocate dovranno per forza correre il quartetto e di conseguenza anche le altre gare, quindi bisognerà sicuramente essere competitivi in tutte le specialità per potersi guadagnare un posto, ed è quello che cercherò di fare, arrivare lì nella migliore delle condizioni per poter insomma dimostrare a Marco che ne varrà la pena, insomma, però sarà una cosa che arriverà col tempo, manca ancora tanto ma poco, quindi vedremo. Però ci potrebbe anche essere l'opzione su strada, perché quella di Parigi sarà un'Olimpiade adatta ai velocisti. Esattamente, infatti insomma sarebbe un grande sogno per me, però mai dire mai, in questo momento sto già lavorando molto sodo per cercare di fare una bella stagione già da subito e poi quello che sarà il prossimo anno vedremo, ma sicuramente ci metterò il 110% di me stessa per cercare di arrivare nella migliore delle condizioni.